dall'astronave ammiraglia Stella Blu l'interazione al processo di ascensione. Terzo intervento, l'Arcangelo Michele. Vi saluto, miei cari, sono l'Arcangelo Michele. Voglio che sappiate che siete circondati da una schiera di angeli. Vi stiamo inondando con il nostro amore e con la nostra radiosità, così come stiamo condividendo la vostra stessa luce. Siamo innalzati tutti quanti insieme. È meraviglioso. Sono qui su richiesta del Cristo, che mi ha pregato di aiutarvi a lasciare andare, a recidere l'attaccamento alle vostre limitazioni. Siete rimasti immersi nell'oscurità per un lungo periodo di tempo, ma non avete dimenticato la vostra vera natura, il vostro io superiore. Non avete dimenticato il vostro scopo. Non deve essere stato facile riportarlo alla coscienza e agire di conseguenza, ma ci siete riusciti. Sono qui per incoraggiarvi a continuare su questo sentiero, che ben presto vi porterà a realizzare il senso della vostra esistenza. Rilassatevi e respirate, ecco la resa. Mettete in atto la resa in questo preciso istante. Lasciatevi sollevare, lasciate che la luce vi circondi. Non c'è nulla da temere. State soltanto raggiungendo la vostra vera natura. Se provate paura, è solo perché vi siete abituati alla realtà tridimensionale, ciò che vi trattiene e vi lega. Ma dopo aver ripreso contatto con la vostra vera natura, scoprirete quanto sia strano che vi siete così attaccati a questa realtà tridimensionale. Tutte le energie basse, che sono ancora abbarbicate al vostro corpo emozionale, come a quello fisico, cadranno da sole. Vi libererete dalla vostra vecchia pelle e rinascerete nello splendore della vostra vera natura. Si tratta di un momento storico eccitante, un momento di grande gioia. Non lasciatevi contaminare dal dubbio e dalla paura. Lasciatevi andare alle vostre sensazioni. Se nel processo di trasformazione incontrate qualche difficoltà, invocatemi e io vi aiuterò a recidere le connessioni con tutto ciò che vi causa disagio. Vi siete abituati al disagio e alle limitazioni. Molte delle esperienze di cui vi state attualmente liberando, in passato vi hanno procurato soddisfazione e sicurezza, e anche un certo livello di pace, ma c'è una pace molto più grande che vi attende, e i vostri vecchi usci sono troppo piccoli per contenerla. Stiamo lavorando per elevarvi, che ve ne accorgiate o no, la vostra frequenza verrà innalzata sia a livello delle vostre esperienze, sia a livello della vostra coscienza. Alcuni di voi probabilmente cominceranno a sentirsi talmente leggeri da dubitare di essere ancora in contatto con la Terra. Altri invece si sentiranno tali e quali a prima. Quale che sia la vostra percezione dell'attività in corso, siatene certi, ci stiamo occupando di voi per portarvi più in alto. Ciò rientra esattamente nelle nostre intenzioni. Vogliamo che sperimentiate di persona cosa significa scendere. Inizierete piano piano a compiere il vostro percorso spirituale, cosicché al momento opportuno avrete già portato a termine una parte del processo e tutto scorrerà tranquillamente. L'esperienza dell'ascensione non vi arrecherà alcun disagio. È estremamente importante che il processo dell'ascensione non rappresenti un trauma. Perché in tal modo, non appena vi sarete riabituati e ricongiunti con la gerarchia, non dovrete aspettare molto prima di partecipare all'esperienza della fratellanza. Una buona parte degli esseri che scenderanno potrà godere di un certo periodo di rilassamento e di rieducazione al nuovo ambiente. In effetti, di primo acchito, molti di voi non riusciranno a rendersi conto di dove si trovano e di quanto è accaduto. Avranno bisogno di un certo addestramento e di una guida amorevole che si occupi di loro con la stessa cura che state ricevendo già fin d'ora. Poi, una volta reintegrati nella fratellanza, potrete gioire di quella condizione meravigliosa e partecipare all'ascensione del resto dell'umanità. Ci sono così tante cose meravigliose di cui godere e di cui fare esperienza. Potrebbe essere descritto come un buffet infinito,
colmo di pietanze meravigliose. Fortunatamente, una volta scesi, la morte non rappresenterà più un problema, cosicché avrete tutto il tempo per gustarne a vostro piacimento. Nella realtà tridimensionale il fattore del tempo è estremamente limitante. Non c'è mai il tempo necessario per ottenere quanto si vuole raggiungere. Non appena siete diventati abbastanza bravi nel gestire le cose che più vi aggradano, siete già vecchi e dovete andarvene. Ma il futuro che vi aspetta è ben diverso. Avrete una memoria piena e cosciente di tutte le vostre esperienze. Potrete crescere all'infinito. Sarete capaci di esplorare l'universo e raggiungere qualsiasi luogo, a seconda del vostro grado di evoluzione e del servizio a cui vi starete dedicando. Con l'elevazione della vostra coscienza è possibile che cominciate a sentire che le vostre connessioni con la Terra sono davvero solide. Potrete sperimentare una certa densità a livello del vostro secondo, terzo e primo chakra. Vi sentirete sul punto di volar via come un palloncino, che però è costretto a terra da un certo numero di lacci. Se volete, a quel punto potrete praticare questa visualizzazione. Immaginate di essere sospesi in alto, sopra la superficie della terra, a livello delle nuvole, circondati dalle schiere degli angeli. Immaginate di galleggiare nello spazio. Anche se siete ancora collegati alla terra da una serie di fili o legacci, scuri filamenti elastici che vi trattengono. A quel punto invocate il mio nome e immaginate che una spada blu fiammeggiante recida all'istante tutti quei lacci, cosicché potete sperimentare una grande leggerezza e salire finalmente più in alto. Non preoccupatevi, per quanto in alto possiate salire, non c'è il rischio che non riusciate più a rientrare nella vostra realtà tridimensionale. È sempre là che vi aspetta. Potrete rimaterializzarvi nella realtà tridimensionale tutte le volte che lo vorrete, persino dopo la vostra ascensione. Ma per ora provate a lasciarvi galleggiare. Permettetevi di salire in alto. Potete immaginare di essere accompagnati dagli angeli, perché in effetti è proprio così. Ce ne sono più che a sufficienza, tutti intorno a voi. Il loro compito è proprio quello di custodire l'umanità e aiutarla ad ascendere. Sarà la loro presenza sollecita a confortarvi durante la fase di transizione, analogamente a quanto già fanno per tutti gli esseri che lasciano il corpo al momento della morte. Ma questo è molto meglio della morte, non vi sembra? La leggerezza che comincerete a sperimentare a livello del corpo, delle emozioni e dello spirito sarà il risultato della vostra liberazione dai legami terreni, del passaggio a una frequenza superiore. L'innalzamento a frequenze superiori farà precipitare le energie più consistenti. Ogni qualvolta vi sentite impegolati o imprigionati in una cappa di energia più densa, invocate il mio nome e io accorrerò per aiutarvi a recidere quelle connessioni psichiche. Non si tratta di una fuga dalla realtà, è una fuga verso la realtà. Sappiate che nel liberarvi dei vostri attaccamenti non smetterete istantaneamente di amare tutte le persone con le quali siete entrati in rapporto, le persone che amate e che vi accompagnano nel vostro percorso terreno. In effetti è solo l'attaccamento a questi esseri che inibisce il flusso dell'amore. Una volta raggiunto un maggior grado di libertà e di apertura, dopo esservi aperti alla dimensione dell'amore, potrete amare molto più profondamente. Di conseguenza, il processo dell'ascensione non può arrecare alcun danno a tutti quegli esseri a cui siete legati da un rapporto affettivo. Ciò riguarda soprattutto quelli tra voi che hanno figli, mogli e mariti. In realtà, tutte le persone che hanno una relazione con voi trarranno beneficio dalla vostra evoluzione. Tagliando i lacci della pesante energia dell'attaccamento, vi ricollegherete ai fili eterici dell'energia dell'amore.
in modo che la purezza della vostra esperienza possa essere condivisa da tutte le persone che vi circondano. La differenza consiste nel fatto che questo nuovo collegamento non costituisce più un legame. Dovete sapere che in tutto questo processo la qualità dell'esperienza sarà direttamente collegata al tempo e all'energia che avrete dedicato alla sua preparazione. Se vi sarete preparati coscienziosamente, meditando adeguatamente, l'ascensione costituirà senz'altro un'esperienza molto piacevole. Sarà come fare una passeggiata in un parco dei divertimenti. Vi sembrerà di restare in fila un certo tempo col vostro biglietto in mano. Poi potrete finalmente salire sulla vostra vettura e fare un bel giro sulle montagne russe. Di conseguenza, anch'io vi consiglio di meditare, come già hanno fatto gli altri maestri. È proprio ciò che chiede Sananda. Più che altro, si tratta di fare sempre un po' di più e di migliorare la qualità della pratica. Ognuno ha i suoi mezzi. Potreste dedicare un tempo all'esplorazione della vostra dimensione interiore, praticando l'elevazione e il rilascio dell'attaccamento. Quando durante la meditazione cominciate a sentirvi sollevare e nel contempo percepite i vostri legami, ripetete la meditazione. Dovrete sollevarvi almeno un poco, in modo che io possa far passare la mia spada là sotto. Si tratta del vostro compito a casa. Praticate l'elevazione. Praticate questa forma di meditazione senza preoccuparvi dei risultati. Non siate duri con voi stessi. Sta accadendo a ognuno di voi. In questo processo non ci dimentichiamo di nessuno. Alcuni di voi sono più radicati, hanno un rapporto più intenso con la terza dimensione. Altri sono già pronti a prendere il volo, immediatamente. Alcuni di voi sono particolarmente angelici e fluttuano per aria. Si tratta della vostra natura personale. Dovreste amarla, quale che sia. Se qualcuno di voi ha radici profonde su questo pianeta, ci sarà un motivo. Lo stesso vale per quegli altri che sono più leggeri e liberi. Proseguendo nel nostro percorso, ne scoprirete la ragione. Una volta completata l'ascensione, il significato di tutto ciò sarà completamente svelato. A quel punto potrete percepire la piena perfezione del vostro io superiore, la perfezione di tutte le lezioni che avete ricevuto e il motivo stesso per cui siete qui. Lo ribadisco, noi siamo qui per migliorare la vostra personalità. Siamo qui per condividere questa esperienza e per accogliervi, così come siete. In merito agli animali domestici, visualizzate la luce che li circonda. Per quanto possa sembrarvi strano, c'è un paradiso degli uccelli, così come c'è un paradiso dei gatti e uno dei cani. È proprio così, come a volte è stato detto. Col passare del tempo vi distaccate un po' da loro. Comunque non temere, qualcuno se ne prenderà cura. A volte avere solide radici costituisce un vantaggio se siete ben radicati. Ciò implica che siete connessi a tutti i vostri chakra e quindi siete in grado di far fluire in tutto il vostro corpo l'energia necessaria per poter ascendere. Quindi è del tutto inutile che voi siate critici riguardo alle vostre personali esperienze di vita, perché ciò che conta è che continuate a fare introspezione e che vi apriate continuamente e vi arrendiate a questo processo. Tutto ruota intorno all'apertura del vostro cuore e all'amore che riuscite a sperimentare. Il criterio è questo. Se il vostro cuore sarà davvero aperto, vi troverete in armonia con la fratellanza e con le schiere degli angeli. Se il vostro cuore sarà sufficientemente aperto e potrà ricevere l'energia, sicuramente si occuperanno di voi. Verranno fatti tutti gli aggiustamenti necessari per armonizzare i vostri chakra, il vostro corpo e il vostro corpo di luce, è chiaro? Ognuno di voi verrà riequilibrato a dovere. Alcuni di voi forse percepiscono di essere ancora più radicati di quanto lo siano mai stati. Ciò accade perché l'energia vuole penetrare in tutto il corpo, non fermarsi semplicemente al chakra del cuore. In fondo, là dove andrete, vi farà comodo avere tutto il corpo e non solo una sua metà. In sostanza, non preoccupatevi di questo aspetto. Ho una certa esperienza nel brandire questa spada. Mi basta che vi solleviate solo di un mezzo millimetro. Se necessario, porterò via anche una fetta di terra,
ve la porterete appresso e vi garantisco che sarà davvero terra benedetta. Ve ne andrete tutti, uno per uno. Le reazioni al processo dell'ascensione potranno essere assai varie, a seconda del vostro livello di evoluzione e del vostro livello di attaccamento. Nella fase che potrei definire preparatoria, ognuno di voi avrà un cammino personale, ma poi, al momento dell'ascensione vera e propria, ve ne andrete tutti allo stesso modo. È una procedura che abbiamo perfezionato, quindi verrete portati via. Non abbiamo ancora deciso se verrete via tutti nello stesso istante. Approssimativamente, quelli che partiranno con la prima ondata se ne andranno tutti più o meno insieme, nello stesso giorno, forse all'unisuono, oppure in fasi distinte. Tutti quelli che partiranno con la prima ondata avranno occasione di incontrarsi nuovamente. Per altri sarà un'esperienza assolutamente individuale. In quel frangente sarete talmente sommersi dalla natura di quel fenomeno che se anche vi sforzaste non potreste rendervi conto di essere parte di un gruppo. La vostra stessa esperienza del corpo di luce avrà il sopravvento su tutto il resto. Sarete talmente immersi nella luce, nell'energia e nell'esperienza da non essere in grado di prestare attenzione a null'altro. Niente di quanto vi circondava prima dell'inizio di questa esperienza potrà scuotere la vostra attenzione. Non appena comincerete l'ascensione, non ci sarà altro che luce. Ritroverete il gruppo solo alla fine del processo, in una nuova ubicazione. Potrà accadere in molti modi diversi, in base a una serie di variabili. Tuttavia il processo dell'ascensione, in sé per sé, è uguale per tutti. L'effettiva manifestazione del corpo di luce è un'opera assolutamente scientifica. C'è ben poco spazio per le variazioni sul tema. Ogni cosa deve essere compiuta in modo impeccabile, sulla base di un perfetto allineamento. Alcune considerazioni in merito ai bambini ascesi. Manterranno sempre la stessa età o riprenderanno l'età che avevano al momento della partenza? La vostra attuale relazione con i vostri figli sarà completamente diversa. Ora siete genitori e figli. Inoltre avete anche una relazione spirituale con questi esseri, una parentela d'anima. Si tratta di un genere di connessione che viene mantenuta anche dopo l'ascensione. Quindi se in seguito vi rincontrerete, non potrete non riconoscervi, ma non potrete più sentirvi altrettanto genitori nei confronti di questi esseri, visto che più o meno dimostrerete la stessa età. Vi vedrete l'un l'altro come siete realmente. Ora come ora vi percepite attraverso una lente deformante. Vi percepite in base ai vostri parametri limitati, in base ai vostri ruoli. Ma a quel punto i ruoli saranno differenti, anche se la vostra essenza resterà la stessa. Le diverse possibilità di servizio vi verranno presentate a livello individuale. Alcuni lavoreranno insieme a persone che già conoscono, altri no. Si tratta semplicemente di valutare cosa è più utile per facilitare l'ascensione del resto dell'umanità. In quel frangente non avrete più pregiudizi e sarete pronti a lavorare con chiunque. Forse lavorerete con sconosciuti o con la vostra fiamma gemella o magari in gruppo. Tuttavia, percepirete in modo completamente diverso tutte le connessioni che avrete precedentemente sperimentato nella realtà tridimensionale. In effetti, inizierete ad avvertirle diversamente ancora prima dell'ascensione, in seguito alla fase di purificazione e abbandono degli attaccamenti. Di conseguenza, nelle vostre relazioni ci sarà un certo riassestamento generale. Saranno ancora caratterizzate dall'amore, vi permetteranno ancora di guarire e di insegnarvi l'un l'altro, ma non ci sarà più attaccamento. Potete facilitare l'equilibrio dei chakra, anche se le personalità non sono del genere radicato. Non è qualcosa che dovete controllare,
ma qualcosa a cui dovete semplicemente aprirvi. In meditazione potete invocare le vostre guide, per esempio Sananda, Ashtar o me stesso, e chiederci di manifestare il vostro corpo di luce. Per manifestare il corpo di luce, i vostri chakra devono essere ben allineati. Tutto ciò fa parte del processo. Quindi, a seconda di quella vostra precisa richiesta, verrete armonizzati a dovere. In ogni caso, quale che sia la vostra esperienza, non c'è bisogno che vi preoccupiate. Se non dovesse sentirvi molto più radicati, forse si tratta di qualcosa di cui non avete bisogno. Se invece la vostra sensazione dovesse essere quella di un maggior radicamento, probabilmente è proprio ciò che vi serve. Per tutto ciò che concerne la fase preparativa, il processo segue un percorso personalizzato. Ognuno di voi ha il suo particolare equilibrio. Deve realizzarlo e aprirsi a suo modo. Tutti voi avete diversi attaccamenti di vario genere. I vostri chakra sono più o meno aperti a seconda delle vostre peculiari caratteristiche. Alcuni tra voi sono già molto avanti. C'è chi può già godere di una certa apertura in alcuni chakra, mentre ancora molto chiusi in altri. I chakra si apriranno tutti, cosicché potrete percepire l'evoluzione del processo. Probabilmente potrete rendervi conto della grande trasformazione in corso, ma dovrete avere fiducia, capire che tutto ciò è necessario per la vostra crescita, per la realizzazione della vostra missione, il compimento del vostro scopo e soprattutto per la vostra ascensione. Il vostro corpo emozionale contiene ancora fardelli che rappresentano l'eredità delle vostre esistenze terrestri, come ricordi, esperienze, eccetera. Tutto ciò costituisce un peso di cui vi libererete. La cosa migliore che potete fare è seguire il vostro intuito. State attenti, ciò vale per ognuno di voi. Se vi sentite in una fase di profonda purificazione emotiva, forse potete cercare l'aiuto di qualcuno che sia qualificato per la rimozione dei traumi emozionali. Come ho già sottolineato, questo sentiero è qualcosa di unico, assolutamente individuale. Per trovare il sentiero che conduce all'ascensione, la maggior parte di voi non deve far altro che meditare. Durante la meditazione, qualcuno si troverà faccia a faccia con ostacoli apparentemente insormontabili, oppure percepirà un peso, un'oppressione di cui non riesce a liberarsi e che non può comprendere. Non dimenticate di curare la vostra salute fisica. Avrete bisogno di trovare un modo per ossigenarvi un po' di più. In ogni caso, non preoccupatevi. Ognuno di voi riceverà le cure di cui ha bisogno. Siete tutti nelle mani di Dio. L'ascensione spero che sia più presto possibile, ma ci sono molte variabili. Non appena il momento sarà prossimo, verrete avvertiti in modo inequivocabile. Ne sarete assolutamente consapevoli. La seconda ondata potrebbe aver luogo in un periodo compreso tra i 6 mesi o molti di più dopo la prima. L'ultima ondata avrà luogo il più tardi possibile. Probabilmente non se ne parlerà che tra un certo tempo. Più l'evento in questione è lontano nel tempo, più è difficile prevederlo con esattezza, tempo e spazio. Ne avete visto proprio a sufficienza in questa vostra terza dimensione. Ben presto vi renderete conto dei motivi che ci rendono così difficile fare una previsione. L'universo in cui esistiamo è multidimensionale. Di conseguenza la vostra visione di un universo in cui c'è un inizio, una fase mediana e una fine è piuttosto limitata e non si accorda alla realtà dei fenomeni. In effetti non c'è che un istante. E in quell'istante ci sono vari universi che occupano lo stesso spazio in dimensioni diverse. Per esempio, noi ci troviamo qui con voi, in questo stesso spazio, ma di fatto non potete vederci, o almeno la maggior parte di voi non può farlo. Questo perché la nostra dimensione di esistenza è diversa, la nostra frequenza è più alta e i vostri sensi non possono percepirla. Ma una volta ascesi, sarete ancora circondati dai vostri amici, e avrete un corpo. Si tratterà di un corpo superiore, il corpo della quinta dimensione. Sarà molto diverso, molto più leggero e duraturo, colmo di luce. Da quel punto di vista potrete esclamare: però ho ancora le mani e i piedi, non è cambiato niente.
Per qualche istante vi sembrerà che non sia cambiato nulla, ma poi comincerete a rendervi conto di cosa vi siete lasciati alle spalle e cosa avete ottenuto. In questo universo ci sono molte dimensioni, così come ci sono diverse dimensioni in tanti altri universi. Liberati dalle ristrettezze della densità, la faccenda vi sembrerà davvero comica. La percepirete e ricorderete di aver vissuto in quella dimensione. Anzi, le vostre passate difficoltà vi faranno ridere di cuore. Potrete contemplarla dal punto di vista più distaccato, da una posizione assai vantaggiosa. Forse di tanto in tanto sceglierete di manifestarvi nuovamente in qualità di maestri ascesi, così come ci auguriamo tutti quanti, ma non sarà affatto la stessa cosa. Vi manifesterete con il vostro corpo di luce. Una volta raggiunta la quinta dimensione, sarete definitivamente liberi da ogni legame corporeo. Ecco la liberazione. A bordo delle nostre navi madre, il tempo non corrisponde al tempo terrestre. È molto più flessibile di quanto possiate immaginare. Nella dimensione spazio-temporale potrebbero sembrare 10 anni, ma poi, al momento di rimettere piede sulla Terra, potreste accorgervi che dalla vostra partenza sono passate solo poche ore. Tutti voi potrete attraversare le porte del tempo e dello spazio. Forse potrete accedere a qualsiasi ingresso, a seconda del tipo di servizio che sarete chiamati a compiere. Tuttavia è proprio così. Vi sembrerà di essere rimasti in nostra compagnia molto più a lungo di quanto non sia realmente, almeno in base alla misurazione terrestre del tempo. Il tempo che scorre sulla Terra sembrerà a sua volta molto più veloce. Come vedete, le variabili sono moltissime. Immaginate che tutti gli esseri ascendano, si incontrino sulla nave principale, si riabituino alla loro natura e al loro io superiore, si ricordino chi sono, vengano poi addestrati e immersi nella luce dell'amore e delle nostre benedizioni, poi compiano la loro scelta in base alle opportunità che gli vengono offerte. Si tratta di un programma intenso, non vi pare? Comporta indubbiamente una notevole organizzazione. E in effetti siamo molto organizzati, anche se alcuni tra noi hanno le ali. Il fatto che alcuni di noi facciano parte della fratellanza cosmica non implica che abbiamo la testa fra le nuvole. Più ci si evolve, più si è concentrati e attenti. Si è sempre più precisi per ciò che riguarda i compiti specifici e nel contempo si è molto più consapevoli della realtà tutti intorno. Mi rendo conto che non è affatto semplice da capire. Ecco il motivo per cui non possiamo dire quanto tempo ci vorrà tra l'ascensione e la ricomparsa degli esseri ascesi. Dipende da un certo numero di variabili. Ci auguriamo che ciò possa accadere il più presto possibile, perché c'è una gran parte della comunità dei semi delle stelle che avrà ancora bisogno del nostro aiuto per realizzare la propria ascensione. I semi delle stelle che non si sono ancora risvegliati, che stanno a malapena cominciando il loro cammino o che sono ancora tranquillamente sprofondati nella loro nicchia tridimensionale, dovranno essere scossi dal loro torpore. Sarà proprio questo il primo compito degli esseri ascesi, ma non sarà un compito difficile, perché ognuno di voi avrà molti poteri e capacità meravigliose, con i quali potrà dimostrare anche ai semi delle stelle più riluttanti quale sia la loro vera natura. Ecco perché ci auguriamo che la seconda ondata abbia un effetto piuttosto clamoroso. Voi che siete già pronti a prendere parte alla prima ondata, siete una minoranza, una piccola minoranza. Perciò posso affermare che quelli che sono già pronti a partecipare a questo processo sono veramente degni di tutti gli onori e in effetti abbiamo tutta l'intenzione di riconoscere la vostra generosità. In voi ci sono grandi doni che non aspettano che d'essere scoperti, doni che vi arrecheranno meraviglia e che dovranno essere celebrati adeguatamente. Sarete riportati alla vostra vera natura
in seno alla comunità alla quale appartenete. Siete giunti fin qui da molti angoli dell'universo, da varie sfere angeliche e da sfere d'esistenza molto più elevate. Oltre ad avere la vostra connessione con lo spirito, che condividiamo tutti quanti, avete anche una vostra particolare storia personale, le vostre origini, una vostra famiglia, il vostro nucleo spirituale e un vostro gruppo di appartenenza. Finalmente potrete conoscere tutto ciò, esserne pienamente consapevoli. In realtà questo universo è meraviglioso. L'Alleanza continuerà a lavorare finché la Terra non sarà completamente libera. A quel punto forse vorrete far ritorno alle vostre origini oppure dedicarvi a un altro servizio. Scoprirete che lo spirito del servizio costituisce l'esigenza primaria di tutti gli esseri illuminati e liberati. Il servizio è un ruolo per percepire il flusso del vostro stesso splendore, la vostra connessione al Padre, ed è davvero una droga. Più si lavora con questo genere di energia, più se ne desidera. Ecco perché si tratta di una merce così richiesta. In realtà c'erano molti esseri che volevano diventare semi delle stelle, ma che non possedevano ancora le qualità per svolgere questa missione e che quindi non sono stati accettati. Per quanto vi possa sembrare strano, voi eravate più qualificati. I vostri poteri saranno pienamente attivati, compresa la capacità di gestire i rapporti con gli altri. Di conseguenza le vostre manifestazioni non danneggeranno nessuno. Tornerete a far uso dei poteri che sono rimasti a lungo latenti e che non aspettano altro che rientrate in possesso delle vostre capacità superiori. Chi ascolterà tali indicazioni praticherà la stessa meditazione e di conseguenza potrà ricevere il beneficio dovuto alla mia presenza. Alcuni di voi non prenderanno parte alla prima ondata, anche se non sappiamo ancora con certezza di chi si tratti. Tuttavia, sappiate che se anche non doveste partire con la prima ondata, sicuramente al momento dell'ascensione riceverete ulteriori istruzioni. Comprenderete perché siete rimasti e quale sarà il vostro compito. È molto improbabile che dopo la seconda ondata resti ancora qualche seme delle stelle sul pianeta. Quindi, se in voi c'è il desiderio di partecipare alla prima ondata, non dovete fare altro che pregare e meditare. Invocate la manifestazione del vostro corpo di luce. Sono soprattutto le vostre aspirazioni più profonde a permettervi di sviluppare quei poteri che vi aiuteranno a realizzarle. Si tratta di un genere di desiderio a cui non dovete rinunciare. È qualcosa di prossimo alla devozione. La devozione è un profondo desiderio di unirsi all'amato. Scoprirete che questo desiderio continuerà a crescere mentre gli altri appassiranno. Ricordatevi bene che nessuno verrà dimenticato. Siamo intimamente connessi a tutti i semi delle stelle e a tutta l'umanità, che ve ne rendiate conto o no. Stiamo lavorando con ogni essere umano in modo da aiutarlo ad aprirsi e a prepararlo a ciò che lo aspetta. C'è pur sempre un'opportunità di ascendere durante la prima ondata, che dovreste considerare alternativa al vostro attuale programma. Ognuno di voi fa già parte di un programma. Ha un suo percorso predestinato nel quadro del progetto globale, volto a far giungere l'umanità a un livello superiore, e compierà diversi atti di servizio, così come è già successo nelle vostre precedenti esistenze. Mi rendo conto che questa presentazione dell'ascensione, ora come ora, rappresenta uno shock. Manda completamente all'aria ogni vostro altro programma. Da parte mia vi suggerirei di continuare per la vostra strada e aspettare fino al momento dell'ascensione prima di prendere una decisione definitiva. Non dovete pensare di essere legati da una sorta di contratto. Non c'è nulla e nessuno che vi obbliga a fare qualcosa che non desiderate. Ma indubbiamente questa è un'occasione per arrendervi, per mollare la presa, liberarvi di tutte le vostre questioni in sospeso e dare una svolta alla vostra vita. Non dovete avere paura. Limitatevi a prepararvi e nel corso di questo processo tutto diventerà più chiaro. Non è nostra intenzione portare ulteriore confusione nella vostra vita. Se sentite il bisogno di aspettare la seconda ondata, fatelo. Non c'è nulla a cui non si possa porre rimedio. Naturalmente, vi sarà estremamente utile
quali che siano le vostre intenzioni. Si tratterà di una semplice preparazione. La paura è l'ostacolo principale all'ascensione. La paura è un fattore capace di inibire le masse dell'umanità, sino a rendere impossibile l'ascensione. Noi e voi insieme dobbiamo assolutamente riuscire a sradicare la paura. Da parte nostra stiamo cercando di rassicurarvi. Voi che partirete con la prima ondata dovrete tornare proprio per rassicurare gli altri, che saranno ancora immersi nella realtà tridimensionale. Dovrete fargli capire che non c'è nulla da temere. È naturale che nel fornire queste informazioni possiate destare paura e confusione. Si tratta di qualcosa di ben diverso dal programma di vita degli esseri umani, persino di quelli che stanno seguendo un sentiero spirituale. Sono molti sentieri spirituali che non considerano l'ascensione come la meta ultima. Si tratta proprio di insegnamenti errati, perché l'ascensione è la meta ultima del sentiero spirituale. In parole povere, l'ascensione costituisce il perfezionamento della crescita spirituale. Rappresenta l'illuminazione di chi si trova su un piano di esistenza tridimensionale. Si tratta, infatti, dell'unico modo per accedere alla fase successiva del proprio cammino. Tuttavia, col passare del tempo, questa realtà entrerà a far parte della terza dimensione, gradualmente. Quando infine la Terra sarà pronta ad accogliere la piena manifestazione del comando di Ashtar, questo si manifesterà, in modo che non ci possa essere alcun dubbio sul potere e sulla sua benevolenza. Nel frattempo, voi potete cominciare ad approfittarne e condividere questo dono con le persone che sono già pronte a riceverlo. Ma ricordatevi che è sempre necessaria una certa discrezione. Sarete provocati di continuo. Si tratta di una delle manifestazioni della fratellanza decaduta, ovvero delle forze malvagie che causano separazione e che diffondono insegnamenti spirituali imperfetti. Se certi insegnamenti non prendono in considerazione l'ascensione, vuol dire che non sono completi e di conseguenza non possiamo convalidarli e approvarli. Se da un lato è possibile che questo genere di insegnamenti possa giovarvi, dall'altro è altrettanto vero che un insegnamento incompleto non potrà che innalzarvi soltanto fino a un certo livello di consapevolezza. Gli esseri umani attirano gli insegnamenti che sono via via disposti ad accettare. Ognuno di voi viene messo alla prova. La vostra fede, la devozione e la chiarezza vengono continuamente vagliate. Non si tratta di un sentiero facile. Può risultare gradevole, può essere portato a termine in tutta scioltezza, ma non di meno bisogna considerare che questo percorso comporta anche molti possibili intoppi. Certi giorni tutto ciò vi sembrerà un peso enorme e vorrete semplicemente metterlo da parte, dimenticarlo, ma non ci riuscirete. Forse avete già provato a fare qualcosa del genere. Ci ricadrete sicuramente. Quando il Cristo era presente sul vostro pianeta nella sua esistenza tridimensionale, persino i suoi discepoli più prossimi, quelli che più di ogni altra persona erano benedetti dalla sua presenza, ebbero i loro momenti di dubbio, le loro crisi di rigetto. Tutto ciò fa parte del processo. Rappresenta un insieme di prove che dovrete superare. Seguite la vostra aspirazione più profonda, proprio come vi ha chiesto e raccomandato Ashtar. Non chiedetevi cosa sia realmente possibile. Chiedetevi invece cosa vorreste sperimentare se ogni vostro desiderio potesse diventare realtà. Ragionare come se tutto fosse possibile è più prossimo alla realtà delle cose. Quindi sappiate che l'ascensione è qualcosa di reale, qualcosa che esiste davvero e che potrete sperimentare. I sintomi fisici sono un segno del vostro passaggio a un livello di frequenza più alto. Non dimenticate che l'ascensione è un processo sia fisico sia spirituale. Meditate e chiedete a Sananda, al Cristo, la manifestazione della sua energia guaritrice. Analogamente,
potrete fare la stessa richiesta ad altri maestri e guide in cui avete fiducia. Evocate il vostro corpo di luce, proprio come vi abbiamo raccomandato. Non preoccupatevi delle reazioni del corpo fisico. Subirà una ristrutturazione cellulare e questa fase non è quasi mai gradevole. Tuttavia fa parte del processo di manifestazione. Lo attraverserete in modo molto più delicato e graduale rispetto a quanto accadrà a molti altri. Il percorso di gran parte delle persone che vi seguiranno sarà molto più intenso, giacché non avranno molto tempo per prepararsi all'ascensione. A livello fisico potrete eventualmente chiedere aiuto ai vari specialisti e sottoporvi a trattamenti come l'agopuntura, eccetera. Dovreste amare il vostro corpo e seguire le vostre intuizioni per curarlo, senza tuttavia preoccuparvene eccessivamente, evitando cioè di attaccarvi alle sensazioni fisiche. Una cosa è certa, il vostro corpo sta reagendo al processo dell'ascensione e probabilmente lo sta facendo in modo alquanto inusuale. Probabilmente vi sentirete più densi, più pesanti che mai, forse percepirete anche un certo indolenzimento, qualche dolorino e altre manifestazioni del genere. Sono reazioni naturali, si tratta del modo più semplice per compiere tutti i passi necessari e faremo del nostro meglio perché si tratti anche del più comodo. In ogni caso, sarà davvero l'ultima volta che vi importuniamo. Bene, direi che potreste dedicare qualche istante all'introspezione. Dovete sapere che non siete semplicemente in contatto di un singolo essere che ha voluto manifestarsi e parlarvi. Siete circondati anche da altri maestri, da esseri ascesi, guide, insegnanti e angeli. C'è tutta una serie di esseri straordinari che si sta prendendo cura di voi. Ciò vale anche per le vostre preghiere quotidiane, anche se probabilmente non lo sperimentate con la stessa intensità tutte le volte che le praticate. Forse percepirete una certa luce a livello del terzo occhio, oppure nei chakra superiori. In tal caso potete contemplarla. Le vostre esperienze saranno varie, in base alle vostre necessità. Non vi tratteremo come un unico corpo, dotato della stessa energia, anche se siete in gruppo. Ognuno di voi riceverà individualmente ciò di cui ha più bisogno, in relazione al suo livello di recettività. Non c'è bisogno che vi ricordi che più tempo dedicate all'introspezione nella vostra vita quotidiana, più le vostre esperienze saranno feconde. Qualche meditazione sembrerà più profonda, qualche altra più dispersiva. Non perdete tempo a giudicare i risultati del vostro lavoro spirituale. Anche la mente reagisce a modo suo all'innalzamento della frequenza energetica. Potrà capitare che vi sentiate talmente agitati da credere di aver perso la vostra capacità meditativa. Non fateci caso. Dedicate sempre un po' di tempo alla pratica e concentratevi sul respiro. Riceverete ciò di cui avete bisogno, quindi abbiate fede, siate fiduciosi. Vogliamo che sappiate che siamo sempre con voi. Per dimostrarvelo, rievocate la mia presenza ogni mattina e ogni sera, prima di andare a letto. Chiederete il mio aiuto per liberarvi da tutto ciò che vi trattiene qui. Potrete subito constatare i risultati del mio intervento. Vi renderete conto che in questa vostra battaglia per disfarvi dei limiti della terza dimensione, io sono davvero al vostro fianco. Sappiate che siete sempre circondati dalla luce e che non potete fallire. Tuttavia il vostro impegno e la vostra determinazione dovranno essere incrollabili. Siate in pace con voi stessi, amatevi, perché il Cristo vi ama incondizionatamente. Le vostre imperfezioni e i vostri limiti non devono causarvi preoccupazione. Amateli, non vi faranno ancora compagnia per molto tempo. Forse potrete persino gustarvi queste vecchie abitudini che stanno per svanire. Gli ultimi giorni della vostra esistenza tridimensionale dovrebbero essere il più possibile piacevoli, anche se state vivendo questo processo particolare. Se seguite questi miei consigli, potrete vivere questi ultimi giorni con grande intensità e con grande grazia. Ma soprattutto, lo ripeto, abbiate fede. Affidatevi a noi. Noi vi concediamo tutte le possibili benedizioni.
La grandezza del nostro amore è incommensurabile. L'immensità della vostra bellezza è ancora tutta da scoprire. Vi diamo appuntamento per la prossima interazione.
così sarà. See you.